Sereni, funzionario a riposo del Ministero dei Beni Culturali presso l'Archivio di Stato di Grosseto. Il prefetto di Grosseto è una politica di Stato, di Grosseto. Guardateci, guardate verso di noi, bravi, così. Guardateci, guardate verso di noi, guardateci, bravi, così. Ecco, guardatemi un po' più verso qua, bravi, così. Insieme al sindaco, al professor Guerrero di Grosseto e al colonnello Giuseppe Rinoffi, comandante provinciale della Monica Magnani, consegna la medaglia d'onore al figlio, dottor Carlo Palana. Sì, grazie. A differenza del dottor Cavanna, mio nonno, che io non ho conosciuto perché è morto molti anni prima che io nascessi, non ha mai voluto raccontare la sua esperienza di prigionia. Quindi mio babbo, che è qua con mia cugina Luna, ogni tanto cercava di estorcere qualche informazione, ma insomma è stato molto complicato ricostruire la sua storia. La stiamo ricostruendo in questi giorni, tra l'altro scoprendo delle cose appunto molto toccanti, che insomma rendono anche un po' comprensibile come mai insomma tenesse dentro di sé questo ricordo così doloroso. Ringrazio veramente di cuore. Per tantissimi decenni gli internati militari italiani sono stati praticamente dimenticati. Un muro di omertà si è frapposto tra loro e la nazione. E, credo che questi riconoscimenti servano appunto per dare loro la giusta visibilità, un briciolo di giustizia o comunque di riconoscimento di una storia che va scritta ancora quasi per intero, insomma cerchiamo di farlo con gesti come questi. Grazie. Grazie.